Buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club, siamo in diretta, siamo in via Asiago 10 in Roma, nella sala C. Se qualcuno per cortesia può portare una camicia per Andrea Perroni, grazie, grazie. Non penserai di fare la diretta con questa camicia. Grazie tesoro, vedo dei consensi. State sul canale YouTube per cortesia, potete votare, allora, codice 01 per Andrea Perroni, codice 02 per Luca Barbarossa. Guarda Luca, ti giuro che perdi oggi, te lo assicuro. Ho già perso, non in sai, effetti, non sai che ti sto al fianco, no, vabbè, a parte quello. Guarda, il pubblico ride, stanno ridendo. Ride alle tue spalle. Dai, continuate a ridere. Luca Barbarossa vicino a me, ecco qua. Allora, no, volevo dire, si spoglia adesso. No, tienilo. No. Tieni quel maglioncino l'assenza di muscoli. Vabbè, vuoi far vedere la presenza di muscoli perché stai giocando a tennis in questi giorni e quindi ti stai gonfiando. Comunque perdi. Con questa camicia perdi sicuramente, te lo dico. Non c'era da uomo, ciao. Dico questo modello, non c'era da uomo. È da uomo questa camicia. Dai. Ma no, potrebbe essere visto? Anche allora, bisex, tu martedì hai visto Ermal Meta, no, che è un figo bello, alto, magro, con i capelli lunghi. E cosa c'ha queste camicie tutte? Perché io non so alto. Che fai? Te alzi sullo scappello? Di la poesia di Natale. No. Anzi, di carnevale. Adesso non ce l'ho. È finito carnevale? No, 5 marzo finisce, mi dicono qua. Ma perché mi è stato sempre degli adepti? Da quando sono piccolo mi è stato sempre antipatico il carnevale, perché non mi compravano mai la maschera che volevo io. E quindi venivo vestito nei modi più improbabili. Da Gian Burrasca, da non so da che cosa mi vestivano. Io volevo Zorro, volevo fare Zorro. A me da Pierrot mi hanno vestito una volta. Da Pierrot è tristissimo. Da Pierrot, con la lacrimuccia, una roba assurda. Mi sono ritrovato a una che festa brutto. Di carnevale, insieme a me 7-8 anni avevo, finita in tragedia tra l'altro. Una festa finita in tragedia, vabbè, tragedia è un modo di dire. Perché un bambino si è perso e non lo trovavano più. Ed era all'interno della casa, travestito da armadio. Non sto scherzando, no, non lo dai, te lo giuro, te lo giuro. Non erano tempi. Lo trovavano più, si era messo con la testa faccia al muro e non lo trovavano. Un bambino che diventa un'anta. Esatto, così. Esatto, perché era proprio incastrato dentro alla maschera. Senti, hai visto che hanno ricostruito, a proposito di maschera, hanno ricostruito il volto di Nerone. Veramente? Sì, un artista spagnolo. Sì. Un artista spagnolo ha fatto una ricostruzione a seconda di quelle che erano le testimonianze dell'epoca, i busti, le statue che gli sono state dedicate. L'artista si chiama Salva Ruano, sì. E ha modellato una scultura, diciamo, iperrealista basata sui busti e sulle descrizioni dell'imperatore. È venuto fuori, eccolo qua, guardalo, eccolo, lo faccio vedere pure alle telecamere qui su YouTube. Sembra il bambino di Shining. No, è Ed Sheeran. È Ed Sheeran, è lui. È Ed Sheeran. È vero, è capito, vero. È tornato sotto mentite spoglie e suona la chitarra. Andatelo a vedere. Dov'è? Su Repubblica.it, dov'è? Qui, vabbè, ovunque, oramai è ovunque. Adesso questa era la stampa, lastampa.it. Allora, diciamo la verità, questa oggi non è solo il 28 febbraio in cui finisce il mese, ma il 28 febbraio è una data importante, perché nel 2002, il 28 febbraio, abbiamo detto addio alla lira. Ah sì? Alla lira. Facciamo un applauso alla vecchia lira. Assolutamente. La vecchia lira. Ma salutiamo anche a proposito Nerone, non era Nerone che suona la lira? La lira? No, la cetra che suona. La cetra. No, ma l'arpa. Allora... Dico, c'è ancora chi dice che bisognerebbe fare un passo indietro e tornare alla vecchia valuta. Sono ancora valuta. Dei nostalgici che ci sono dei nostalgici, sì. No, del resto noi siamo maestri nella contrapposizione. Oggi parliamo proprio di contrapposizione, capito? Roma contro Lazio, c'è cioè il derby sabato. Vuoi parlare di questo oggi? Sì, bravo, oggi mi piace. Contrapposizione. Mi piace. Rivalità? Proprio rivalità, di contrasti, rivalità. Capito? Gli opposti, contrasti. Opposti. Non so, Orazzi contro Curiazzi. Bello. Roma contro Lazio, Milan contro Inter, Donatella Rettore contro Donatella Milani, personaggi storici, bello. Capito? Personaggi bello. Della storia. 5 Stelle o Bed and Breakfast, capito? PD 5 Stelle o Bed and Breakfast, questa è bella. PD, ti faccio l'applauso. Grazie, perché questa dai. È bella. 5 molto Stelle gentile. Contro Bed and Breakfast. Sono delle mi cretinate piace. Così che ci vengono mi in mente piace, mentre piace. Prendiamo il caffè. PD contro PD, insomma, ecco, gravi. PD. Vai a gravare che ha funzionato quell'altra, PD contro PD. Beh, PD non ha bisogno, diciamo, di rivali. Quindi rivalità oggi. Se li trova in casa. Rivalità in casa. Opposti. Domenica sono le primarie del PD, vai.
No, guarda, io non vado perché purtroppo sono, ho un appuntamento per uno spaghettino a Fregene, a Roma, e quindi non posso. Con i tuoi amici di Roma Nord. Sì, di Roma Nord, ma, e quindi non posso. Ma lo sanno posso. Che sei di Acilia, quelli tuoi amici di Roma Nord? Lo sanno, Nord. Ma io mi lanto, c'è, diciamo, anche che... questa contrapposizione, Roma Sud, Roma Nord, non è più, è mica più Roma Milano. Ho fatto anche una serie su Fox che è andata molto bene, Roma Sud contro Roma Nord. Quindi, insomma, siccome ognuno di noi ha bisogno di un nemico, no, diciamo così, perché... Ma un nemico, sai, che fa sempre ma comodo. Ma fa comodo, la cattiveria ci tiene in vita, diciamo la verità. Bravo, no. bravo. Chi è il vostro rivale in amore, in ufficio, alle riunioni di condominio? Insomma, fatecelo sapere, perché ci diverte questa cosa. Al 3487-300-200! E quante le contrapposizioni anche in musica, no? In musica ce ne stanno tantissime. C'è Iron Maiden e Metallica, Guns N' Roses e Nirvana sono venuti quasi alle mani. Insomma, come dire, no? Demmo Morselli contro Cenci, insomma ce ne sono veramente tante. Ma quella più famosa è Beatles e Rolling Stones. Beatles e Rolling Stones. Ma Demmo Morselli ce l'ha ancora con Cenci? Ma scherzi, ma assolutamente. Perché... Per quella vecchia vicenda, per quel Do Diesis. No, diciamolo, non solo per il Do Diesis, ma anche per come si lancia proprio l'inizio di un pezzo, perché Demmo Morselli usa sempre fare, no? Il suo urletto, che è questo qua. E invece quell'insopportabile Gimo di Cenci, o Michini, esatto, o Michini, che è insopportabile, e lì nacque poi una rivalità pazzesca. Però io sto dalla parte di Cenci, perché quella volta che quando Demo gli ha detto il tuo la è bemolle è stato brutto. cioè il tuo la è bemolle è stato veramente brutto. Ecco, a proposito schierati. Di Beatles e Rolling Stones, la social band riassume il meglio delle due formazioni, Beatles e Rolling Stones, ma oggi l'ago pende dalla parte dei Beatles con Here Comes the Sun. Dal vivo, Francis Alina Ascione. Solina Scione, Here Comes the Sun. Non ho resistito, scusa Francis, a un certo punto
Ho sentito, non si può ascoltare questa canzone senza cantarla, canticchiarla, ricordarla con grande affetto. Ma c'era come veramente, ricordiamo George Harrison. Questa rivalità c'era veramente fra Beatles chi? E Rolling Stone, o è tutta o la stampa ci ha ricamato sopra? Diciamo la verità. Ne fregava quelli stavano fatti come zucchine. Però perché il pubblico alcune volte ha bisogno? Era più una cosa giornalistica, una cosa. Però ci sono tra i fans, no? Loro si divertivano. È tutto. Sai che sono stati dei maestri anche della comunicazione i Beatles, quindi assolutamente. Dire, anche su questa rivalità poi alla fine avevano tutto da guadagnare, secondo me, no? Ma come si chiamava il batterista che venne poi sostituito da Ringo? Perché prima i Beatles hanno avuto un batterista. Com'era? Best? Come si chiamava? Come si chiamava? Si chiamava... Ma... Pete Best. Ma io dico, ma come gli è venuto in mente? Perché come Riccardo Fogli quando ha lasciato i Pooh. Ma come gli è venuto in mente? Sono quelle cose. È un po' come se tu andassi via dal social club. No, vabbè, che fai? Addirittura adesso stiamo facendo un paragone un po' troppo esagerato. Come ti rimedi una minestra? Però, cioè, voglio dire, Pete Best ha passato tutta la sua vita a raccontare. Vedete? Là potevo starci io. No, al contrario. Al contrario. Pensa a sti poveracci. Dice, gli dava dei poveracci. Non possono più andare in giro. Li fermano. Lui... Guarda come sto in una favola. Lui se n'è andato. E bevo una birra al pub e cosa lui non se mi disturba nessuno. Questo, oh, le rivalità, si diceva, le rivalità. Allora, qui ce ne stanno. No, ma come voglio fare auguri a mio padre Ciro sì, che fa 90 anni. Questo se lo ma merita. Noi stiamo a cercare i nemici, no, tu fai auguri merita, a papà. Dai, 90 anni, è del 29 il papà di Ciro. Dai, ti vogliamo bene anche noi, visto che c'hai scritto il padre messaggio. Si chiama Ciro, lui Fede da sì. San Giorgio sì. Ionico, che è in provincia di Taranto. Sì. Che bello, ma adesso queste giornate di sole, pensa che bello. Ma ieri qua a Roma c'erano 24 gradi, ragazzi. A mangiare cozze pelose. 24. Bello. Ma non è Calabria però, ti è venuto il calabrese. No. Hai detto a Taranto a mangiare cozze pelose. Cozze pelose. Dillo, beh, tu lo sai fare bene. No, Cassano come sai, Tarantino è più difficile, Tarantino non è facile, non è Quentin? Pugliese. No. Il Tarantino, parlare del Tarantino non è facilissimo, quindi non mi avventuro, no. Perché proprio... Tarantino è proprio una lingua a parte il rispetto... Tarantino è una lingua a parte, ma in Puglia appena ti sposti di... Vabbè, questo succede anche in altre regioni d'Italia, ma in particolar modo la Puglia, se ti sposti da Foggia a Bari, Qued, cioè quello, cioè lui, cioè Ked, Qued... Id, cioè, cambia, non capito niente, ma vabbè, non, non ti preoccupare. Scusa, maestro, ci sai fare la fanfara dei bersaglieri? Così era la fanfara dei rabbini dei bersaglieri. Perché? Com'è? No, perché te lo dico, perché qui mi dice un amico Beniamino da Latina, quando facevo il militare c'era un astio, una rivalità tra paracadutisti e bersaglieri. Lui è parà, però noi per dispetto li facciamo, perché i parà che c'hanno una cosa, non ce l'hanno. Cioè, ma tu hai fatto il militare? Tu hai fatto il militare? Adesso c'è Amy Winehouse, You Know I'm Not hai Good. Hai fatto il militare? Amy Winehouse, cioè. Io nemmeno ho fatto. Ma c'è la playlist. Io ho esonerato per particolari. Io ho servito la patria. Sì, servito la patria. Your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do? More.
Winehouse non doveva morire, doveva avere almeno tre vite per regalarci ancora degli splendori come questo. Che emozione, c'è sempre un misto quando l'ascolti, un misto di piacere nel sentire la sua voce e di rammarico per averla persa così, così giovane. Mi fa male. Ho rivisto recentemente il documentario, Amy, tu avrai visto sicuramente, certo. Sempre molto molto emozionante. Ti piace Francis a te, eh? Beh, chi non... Io vorrei conoscere uno che dice no, a me mi vuoi... Ci sono. Portali qua, portali. Se la devono vedere con me. Questa mattina una commessa, ci scrive Matteo da Vicenza, sono sicuro che era una donna, ha ricevuto l'Oscar come miglior commessa 2018-2019, addirittura pure per l'anno precedente. Motivazione? Per aver venduto la peggior camicia del negozio ad Andrea Perroni. Hai reso felice una commessa. Dobbiamo ridere? E noi che ti guardiamo, guarda quante risate ha messo. Ragazzi, io credo però che scrivono ci sia anche, no, veramente, cioè... Però scrivono anche, ma ti vogliamo così. Vabbè, che vuol dire mi vogliono così? Cioè, ridicolo, cioè, nel senso che un comico deve farle queste cose. Io poi alla fine, lo dico perché... sempre e ve lo ripeto, io dopo mi cambio sempre, voi restate così, nel senso che questo per me è soltanto un... capito? Si veste da uomo dopo. E toglie la cammesella, cammesella... Ma dai, ma non esistono più queste barriere, uomo, oramai i negozi sono unisex, hai visto le sfilate di moda? Ma a parte che questo non è... Cioè, gli uomini hanno la gonna... Si vede proprio che siete rimasti indietro, antichi, siete antichi. Antichi. Meno male. Qualcuno perché se rimane... una camicia del genere se la mette Ermal Meta, tutto a posto. Ah, bravo Ermal. Non se la mette comunque. Lui si mette la camicia così, poi viene ma qua no, fa, no, non avete era... fatto niente. Viva Ermal! Non era così. Se me la metto io, no, t'ho fatto qualcosa. Cioè, lui non gli ha fatto niente. Aveva... Allora, mia madre ha una parannanza, proprio, sì. Sai quelle che metti per non sporcarti quando cucini? Esattamente come questa. Quindi deve essere stato un tessuto che per un certo periodo è andato molto. C'è Rita ora? Ora? Chi? Ora c'è Rita? No, che no. È una battuta? No. No, perché vabbè, finiamo di... finiamo ti questo... voglio torturare ancora. Finiamo. Io credo che ecco questi cicli, alcune volte ecco, bisogna avere veramente il coraggio di osare anche quando io mi mettevo sti pennacchi, mi mettevo sti... Vabbè, ma che queste c'entra? Camicie, ecco, andavamo ben oltre la camicia di con questi struzzi, ecco, che andavamo in giro, facevamo vedere questi colori che erano già un ruggito, un graffio di una generazione figlia di una voce che non ci dava più, ecco, quella possibilità di renderci rivoluzionari, quella possibilità, ecco, fatica, che anche ora questi ragazzi che non sanno più, ecco, sì. Ecco, fanno l'occupazione. Renato, cosa a scuola pensi? Dice Laura, ci sì, scrive Laura, certo, Renato. Cosa sì pensi anche nella musica della rivalità fra i Blur e gli Oasis? Ecco che ecco che questi cosi qua Blur e Oasis. Quelli dille tu che io con l'inglese non faccio molto, ecco, a scuba, però ti dico che non fai molto per dire non ho Darida! Non ho una me da quasi sfuggito, ecco proprio, ma è vero che vengono i Zen Circus oggi vengono i the Zen Circus, mi piacciono sì si pronuncia adesso sì ecco questi ragazzi con bel queste gruppo chitarre loro, sì, festeggiano, certo. Pensa 20 anni di carriera, Renato, tu quanti ce n'hai di carriera? Beh, io saranno ecco una sessantina di anni che sto sulla scena, 50 anni che sto sulla scena. Forse ho detto una cazzata, se ci sente Renato, veramente sì, poi mi viene a cercare. Sì, forse un ecco, po' meno, Renato, dai. Ecco, credo che siamo dagli anni 70. Ci dai sia più bisogno. Facciamo 40, chi ci ha rimesso, dai. Ma famo 38 allora. Abbi pazienza. Fra poco con noi The Zen Circus con il loro nuovo album Vivi si muore.
di spera in un miracolo. Ascolta Radio 2 e Social Club. Dagli con Luca Scesico al povero di spirito. Ascoltano anche loro Social Club. Ma tra Pisani e Livornesi c'è una rivalità, io sapevo, no? Sembra di sì, ma assoluto lo sa fa. Complimenti a ragazzi. A ragazzi. Sì. Perché non era facile venire qui. A The Zen Circus. A The Zen Circus. Non è facile venire perché loro sono rock. Però la notte chissà che fanno. Bagordi. I bagordi, ma scherzi. Spaccano rock. Chitarre. Sono giovani, cioè insomma diversamente giovani. Ciao amici. Ciao. Che è? Ma che è sta voce? Che so, boh. Non lo so. Qualcuno boh. Parla. Non so. No, dico, venire qui di mattina è un sacrificio che. Però loro lo hanno fatto per festeggiare 20 anni della loro storia musicale con un album che racchiude insomma alcuni dei passaggi fondamentali del loro percorso. Vivi si muore, con noi a Radio 2 Social Club The Zen Circus. Eccoli! Buongiorno ragazzi. Buongiornissimo addirittura. E già so 10 euro perché ho detto ragazzi, perché voglio dire. Grazie, lei è molto gentile. Ecco, va bene. Senti, caspita, ma già 20 anni sono passati. Abbiamo cominciato molto presto. Ma non eravate quelli emergenti? No. Questo ci è venuto. L'abbiamo fatto apposta di andare a Sanremo noi per farci dire che eravamo giovani. Per fare i finti giovani. Ma in Italia poi sei sempre giovane, no? Ma certo, 40 perché... anni sono i nuovi 20, ragazzi. Anzi, io credo che l'adolescenza sia intorno ai 40. Sono d'accordo. I 40 anni sono i nuovi 20. Assolutamente. Che non era bella cosa di base, ma va bene così. E non era facile. Non era facile. Non era facile, assolutamente. No. Perché no, a 40 anni fai le cazzate, fai a 20. Non era facile. Vanno bene pure i multipli di 40. A 60, i 60 sono noi i nuovi 30. Lui. Ah, i 60 40 sono anni è essere due ventenni contemporaneamente. Uno aiuta a vomitare l'altro. Ascoltate, si parlava di rivalità. Ovviamente, così per giocare anche con chi ci manda i messaggi al 3487-300-200. Ma fra voi ci sono Pisani e Livornesi? È lì il bello, difatti. Noi ci siamo allora, chi candidati è? Al chi nome è per chi? La pace. Perché... Io personalmente sono un pisano che abita a Livorno da 10 anni. Ah, e come ti trovi? Come ti trovi? Sono stato accettato più o meno, ovviamente con tutte le remore del caso, perché non ti hanno chiuso il porto. All'inizio è stata hanno quasi chiuso il porto, assolutamente. Volevo fare una domanda che sarà fatta anche a Mahmood. Cosa ti manca della tua città? Del tuo paese. Del tuo paese, cosa ti manca? Guarda, nella mia città mi manca l'università. Quindi gli universitari di base. Ma anche perché, a Perroni manca l'università. Perché Livorno è una città molto più un'identità culturale sua. Nel senso, non avendo l'università, essendo un porto, è una città che è rimasta un po' nel passato, che è il suo bello. Ma tu l'hai fatta l'università? No, no. E quindi ti manca vedere gli universitari davanti, no, certo. Manca le universitarie. Pensa che a Perroni mancano pure le elementari. No, no, aspetta, scusa. Hai sentito il batterista dei Zen Circus, no, che parlava? Perché gli mancano le universitarie, non l'università. Le mancano le universitarie. Certo, perché adesso parlano pure i batteristi. Sì, assolutamente. Tanto siamo in democrazia, no? Ricordati che Frank Zappa li pagava il 10% di più rispetto agli altri musicisti. È vero. Addirittura, il 10% di più. Che tengono il tempo. Li pagava di più. No, comunque no, vivere questa dicotomia di Pisa-Livorno è molto bella, in realtà. Pace fra i popoli, Nobel per la pace 2020, Zen Circus. Sì, già assegnato. Lo ritirerete, sì? Sì, certo. Vi presentate? Non fate come Dylan, vi presentate? No, ci presenteremo assolutamente. Vi eravate... Anche perché ti danno da mangiare gratis, quindi insomma c'è da bere gratis. Vi eravate mai esibiti dal vivo di mattina? Sì, purtroppo sì. Era successo? Sì, è successo più o meno tutto. Non c'è è successo più o meno. Successo. Sì, ricordo anche con grande gusto un soundcheck per il 1° maggio. Alle sette e mezza. Del mattino? Sì, del giorno prima, chiaramente, del 1° maggio. Porca miseria. 7:30. 8, ti alla faccia della festa del lavoro. È giusto. Va, è il minimo. Vabbè, del resto, per chi non ha mai lavorato in vita sua, è pure giusto lavorare il 1° maggio. Grazie. Allora, voi siete in assetto live, però in realtà il primo pezzo lo ascoltiamo da CD, è il pezzo che avete portato quest'anno a Sanremo, poi ci direte perché ci siete andati. L'amore è una dittatura. Ci hanno visti nuotare in acque alte fino alle ginocchia ed inchinarci alle zanzare, pregandole di non mescolare il nostro sangue a quello dei topi, arrivati in massa con le maree, le porte aperte, i porti chiuse, sorrisi agli sconosciuti.
che ci guardano attoniti mentre ci baciamo. Da uomo a uomo, mano nella mano, una sigaretta non lo racconta. Ci vuole forse una vita intera o una canzone, non certo questa. Altri maestri, altri genitori che non rinfacciano quello che sei, quello che vuoi e quello che eri. Esistere è giusto un momento, chi vive nel tempo muore contento. E sì, ci hanno visti contare le pietre di questo deserto. Pazienza, perdere tempo con il cielo, farlo di lavoro, pagati per immaginare qualcosa che non puoi fotografare. Mi spiego meglio senza nascondermi dietro a cazzate scritte per caso in questa palestra dell'orrore. Ecco la pietra, ecco il peccato. Un cane pastore lo fa per amore, non per denaro, non per rancore, non per la lana, esiste il gregge. Né per la legge, siamo delle antenne, dei televisori, mettiamo storie che fanno rumore. Cerchiamo la donna della vita, l'uomo e della morte, strade interrotte, eterni sorrisi, figli sangue del nostro lavoro. Non ci somiglieranno figli ormai del mondo intero. E perdere la monotonia di quando tutto era al suo posto, i topi cacciati, debellati, mostri, tutti sotto al letto, e lasciar volare via quell'abbraccio conosciuto di chi il nome del tuo bene ha distrutto il tuo passato. Quando arrivi tu se ne vanno gli altri, sai che non va bene ma ti piace arrangiarti come fanno in quei paesi che non sappiamo pronunciare, ma che ci piace addomesticare a parole. Ero presente al momento dei fatti, il fatto non sussiste, mettetelo agli atti. Ma non hai paura di nessuno se non della tua statura, hai la democrazia dentro al cuore, ma l'amore è una dittatura fatta di imperativi categorici, ma nessuna esecuzione, mentre invece l'anarchia la trovi dentro ogni emozione. Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa. Sono occhi, quindi comunque una porta aperta. Il tempo passa, lo senti da questo orologio, mentre lavori dentro un bar, ad una pressa o in un ufficio. E speri ancora che qualcuno sia lì fuori ad aspettarti, non per chiederti dei soldi, neanche per derubarti, non per venderti la droga, soffiarti il posto di lavoro, ma per urlarti in faccia che sei l'unica, sei il solo. The Zen Circus. Oh, ma so forti, eh. So forti, sì. E si fanno concerti davanti a folle oceaniche. Tu adesso li vedi così qua di mattino. Così come? No, vabbè, così, in dai. In effetti sì, un po' così. È un po' così, un po' così, dai. Così. Siamo in radio, anche se in realtà mi sa che ce lo scrivo. Guarda la foto dentro al disco, c'è il batterista che fa un salto dei due metri, guarda che roba, è roba atletica. Beh, ma è fantastico questo. Sì, aspetta, era 10 anni fa, lo faccio ora, mi viene un ictus. Lo faccio ora, mi viene un ictus in aria, casco, sono già morto. Dov'era, dov'era, dov'era? A Ferrara siamo lì. Oh, ma è una roba così, ma con Cristiano Ronaldo, ma come fai? Lui mente perché lo fa ancora. Lo fa. Rischiando anche di morire. Ma nei concerti spingete di brutto. L'idea è quella, sì. L'idea è quella, sì. E vabbè, ma allora come ci siete finiti sul palco dell'Ariston? Fatemi capire. Ci sono fatti un regalo per i 20 anni. Ah, perché no? Ah, proprio quella, viva la modestia. No, in realtà. Ma una volta i gruppi come voi non gli faceva un po' schifo Sanremo? Diciamo la verità, una volta negli anni 70, 80 c'era questa. In realtà ci sono stati un sacco di gruppi, se ci pensi. Comunque, a prescindere, no, l'idea era che era un paio di anni che c'era del corteo. Atteggiamento, e noi abbiamo sempre detto: se ci andiamo col pezzo giusto che abbia un senso storico in quel momento. E per noi è perfetto perché festeggiamo i 20 anni. Non abbiamo un disco di inediti, ma abbiamo una raccolta che usciva comunque. E in più avevamo una canzone che sentivamo giusto portare lì.
Vabbè, questa è la linea della difesa, ho capito. Però adesso va bene, va bene. Certamente. No, in realtà è vero, è semplicemente quello. Semplicemente. Ma non esistono più barriere, dai, fra i generi. Pensi, indie, canzone... non indie, rock. Su questo sono d'accordo. Hai visto? È stato un Sanremo, c'era di tutto. Ma infatti, bravo, era rappresentativo di tutto quello che si ascolta adesso in Italia, quindi andava bene. In questi giorni ci rendiamo conto di quanto questa canzone abbia fatto anche da filtro, ovvero di tutto il magma di persone che ci ascoltate tramite il festival. Tutte quelle che stanno arrivando nuove tramite il festival sono filtrate nella canzone. Canzone comunque non facile. Quindi avete notato un incremento, diciamo, sì, ma più del che vostro... altro facendolo attraverso quella canzone, ovviamente noi in realtà non facciamo, cioè facciamo canzoni anche molto più pop di quelle che abbiamo portato a Sanremo, ma fa da filtro, e quindi il pubblico nuovo che sta arrivando è un pubblico attento che ascolta poi tutto. Dicendo vero, che avete tolto pubblico a Barbarossa, praticamente. Probabilmente a Barbarossa. E gli affluenti arrivano anche da Barbarossa. Volontariamente, tra l'altro. Volontariamente, ma avete tolto pure quei 5 che avevo. Volontariamente mi è piaciuta molto, volontariamente. Qualcuno sostiene la mia camicia, ragazzi, eh? Sì, ho letto una, vabbè, c'è una rivalità fra me e Perroni. Io mi vesto col nero da lavoro e sì. Perroni col divano. Lorenzo ha detto: Perroni, se vuoi ti presto le mie camicie di Gianni Versace. La leopardata è di gran moda. La leopardata, sì, di Versace. Confermo, sì. Confermo. Non dare retta a Barbarossa, chiaro. Se si mette una maglietta colorata ha un attacco di panico. È beh, vero, questo è abbastanza. È vero, non l'ho mai messo. Se devo fare un discorso, diciamo, molto equidistante, anche un po' democristiano, lui sta bene così. C'ha questo aspetto, Luca c'ha questo aspetto da diversamente giovane, che gli sta bene questo. È un gran direttore, è un gran direttore. È un apostolo. È un santo! È un santo! Senti, qui chiedono se farete catene dal vivo durante la puntata. Ce lo scrivono al 348 7300 200. Lo farete? Spoileriamo. Restate lì. Promesso? Promesso. Sì, dai, promesso. Andata. To the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm.
in aeroporto a Milano, sulla barca a Positano, e bello da Trieste in giù, ascoltare Social Club, Club Club Social Club, Boom Boom Social Club, Club Club Social Club. Studio 2, Social Club, The Zen Circus, con un nuovo, cioè un nuovo lavoro sì, però voglio dire anche una, due inediti, poi una raccolta dei loro 20 anni di percorso musicale. Vivi si muore, come ci hanno chiesto in più persone, al 3487 300 200. Adesso è il momento di ascoltare Catene, il loro brano dal vivo, e se è stato un fuori onda bellissimo, perché gli ho chiesto di che anno era, in che album era, non lo sapevano. Allora ve lo diciamo noi, Catene è un album del 2018 ed è Il fuoco in una stanza. In realtà non sanno neanche di essere qui loro. No, grazie, ma loro li portano bendati in studio, li fanno registrare. Lo sanno. Sono registrati. Abbiamo loro delle idee confuse al riguardo, perché abbiamo fatto molti dischi e quello. Beh. Ah, la risposta che aspettavamo. Quanti sono? 10? Quanti ne avete fatto? 10 più un EP. 12 in realtà, no, con questo. Sì, 40. 12, da, 10, c'è 48. Indecisione anche su questo. No, vabbè, lasciamo perdere, vabbè. Che meraviglia. Facciamo così, ma non potete trovarvi un portavoce, no? In realtà, già tanto se troviamo il portafoglio. Zen Circus dal vivo, Catene a Radio 2 Social Club, ora in diretta Facebook anche. Manca il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai. Rispondo tutto bene anche se non so chi sei. Non trovo gli accordi e neanche le parole. Il tempo viaggia sempre solo in una direzione. Mentre in quello opposto trovi solo le macerie, i vecchi lo sanno bene, lì è meglio non andare. Fermando è morte nonna, sembra una cattiveria. Mio padre è rinato, ha la faccia più serena. Forse la catena ti univa nel dolore, si è spezzata fra le onde del loro temporale. Avrei voluto dirle, avrei voluto urlare davanti a tutti quanti in quella stanza d'ospedale, che è finalmente libera. Muore, muori senza dare amore. L'ho sempre ricevuto, ma non so contro cambiare. Mi dici ormai da tempo che ci devo lavorare, ma io che ci lavoro, tutto cerco di scappare. E odiare se stessi per le stesse ragioni che portano i bambini ad odiare i genitori, che portano gli amanti a farsi del male, per poi dimenticarsene e ricominciare. Mia madre ha fatto un sogno dove questo signore le diceva di parlarmi prima di morire. Così oggi mi ha scritto, anche se non ci credi ancora, tu sei stato il mio più bel regalo di Natale. Avrei voluto dire, avrei voluto urlare, che l'ho sempre saputo, nonostante il dolore, anche quando tornava distrutta dal lavorare.
provato a immaginare. Grandi Andrea Pino, voce, chitarra, Ufo al basso, Karima la batteria e Francesco il maestro all'altra chitarra. Complimenti, complimenti. Qui ci sono un sacco di messaggi per voi. Anita da Barcellona, per lei i migliori a Sanremo. Paola che vi saluto, Elena dice capolavoro assoluto. E poi un anonimo, non si è firmato, ma ha scritto una cosa bella: con Catene io ho, è stata la canzone che mi ha fatto capire meglio mio figlio, ci scrive. Sì. Non si è firmato, non ha detto, beh, molti diciamo. Ora però devi leggere le offese pure. No, allora qui non ce ne sono, mi dispiace. Se adesso poi deve ne faccio una io. Il meno odiabile d'Italia. Esatto. Devo sapere, Luca, un aneddoto su questo brano. Non ho capito. Posso sapere un aneddoto? Ah, un aneddoto, sì, quando sì. Poi appena ce l'ha presentato il brano, quando arriva al punto che fa dentro una chitarra, ho fatto, questa è una roba alla Barbarossa, ti giuro. È vero, è la prima cosa che ho chitarra, detto. Poi lo stacco dietro, tanti casi, siamo a pezzi di Barbarossa. Ragazzi, se vi serve un featuring, io per un piatto di minestra faccio qualsiasi cosa, non è che... Allora adesso a Radio 2 Social Club è il momento delle nostre news, Così Prova News. Bentornate a Così Prova News, il direttore responsabile Alberto Maria Patcò, sono io praticamente. Prima notizia. Politica estera, Donald Trump e quello della Corea si sono incontrati per l'accordo, ma l'accordo non c'è. Kim Jong-un diceva ne stava qua, l'aveva messa qua, eppure niente, ma Donald Trump e quello della Corea hanno parlato dicendo no, che c'è, allora tu vuoi, no, ma cazzo qua. E alla fine non hanno firmato, ma hanno detto stiamo dicendo le stesse cose con parole diverse perché lo slang è diverso. Si dovranno incontrare di nuovo, vi terremo aggiornati. Prossima notizia. Politica, nei 5 Stelle c'è un problema con i rimborsi. La Sarti deve restituire dei soldi. De Maio dice no, e che Fausto, ma sono entrate a gambe. Ricordiamo che ma Giulia Sarti Fausto aveva accusato il suo ex fidanzato di averle imbrogliate con gli imbrogli vari nelle telenovelas, tipo Grazia Colmenares. La politica è piena di colpi di scena tipo Topazio. Prossima notizia. Meteo, ci colleghiamo con Tommy. Tommy, ci sei? Oh. Eccolo qua, sembra puntuale, ti sentiamo benissimo. Non si sente bene però. Dimmi Tommy, com'è il meteo? Dove? Tommy, scusa, ma con chi stai parlando? Tu mi devi dare retta durante i collegamenti, Tommy. Io ti ho chiesto come... Già te l'ho detto una volta, Tommy, tiri troppo la corda. Non mi interessa che è una ragazza che ti piace questa. Attacca il telefono. Ma che meteo è? Ricorda che botta d'amore hai preso già, che ti sono venuto a raccogliere al casello di Cedonio. Mi raccomando. Va bene, chiudiamo qua il collegamento con Tommy. No, mi ha fatto arrabbiare, non va bene così. Ma non può pensare alle ragazze. Ma solo lei lo sa. Ultima notizia, sporto. Sporto, la Fiorentina con l'Atalanta. Fa 3-3 Atalanta. Chiesa segna i golli. Ma quanti golli? E pareggio. Era la Coppa Italia. Chi vincerà la Coppa Italia? Balla come il Papu? Il Milan? La Lazio? Oppure la Fiorentina di pa batte gol? Te lo ricordo? Faceva la mitragliatrice, poi è andata alla Roma e ha detto no, è che è uno schifo. Ma non c'è più. Cosa si prova? News torna dopo. Speriamo che Tommy non prenda un'altra scuffia, perché sono molto preoccupato. Scusate, devo andare via. Arrivederci, grazie. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare
per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire, del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità. Lucio Dalla, L'anno che verrà, pezzo straordinario, indimenticabile. È bello che voi scrivete al Senzercus tutti i vostri commenti, è stato apprezzato il live, che sembrava un disco pazzesco. Complimenti a voi prima di tutto per essere così lucidi di mattino e così energici, ma anche complimenti ai nostri fonici, al nostro staff tecnico qui a Radio 2 Social Club, straordinario come sempre. E Rina dice: ho 58 anni, per dire che gli Zen Circus sono per tutti. Si è commossa per il live. Poi chiedono anche se durante il corso della puntata farete l'anima, l'anima non conta. Sì, la faranno, ci chiuderanno la puntata così. Pazzesco. No, 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 questo è Lorenzo che ce lo chiede, la richiesta arriva da tutte le mie colleghe. Dai, che se no non lavoro più, quindi la dovete fare, certo. Dovete fare. Ma io volevo sapere, agli Zen Circus, ma voi come vi siete messi insieme? Come vi siete trovati? Cioè... È una storia lunga. E allora non abbiamo tempo, mi dispiace, no, andiamo in pubblicità. No. A me interessava. Ah, vabbè, vabbè, dai. No, in realtà nel 94, a 16 anni, io trovo un chitarrista, questo chitarrista trova il nome di un gruppo e dice chiamiamoci Zen, poi è andato via dopo una settimana. Io sono 24 anni che sono negli Zen per colpa di questo chitarrista. Poi nel 2000 è arrivato UFO. Sì. Nel 2003... Cioè, fammi capire, hai 40 anni? Sì, E poi dal 2000 invece sì, il maestro Pellegrini. Il batterista se n'è accorto adesso che ha 40 anni, fa volare. E lascia il gruppo. E lascia il gruppo. Lascia il gruppo. Abbandona il gruppo. È schifato. Ma che stai a fare con sti vecchi in giro? Io non lo so, boh. Vabbè, io non è che... non sei di primo pelo pure tu. Ma la verità è che... ora perché ragazzi, ma qual è? L'età non esiste più. Ma siamo in Italia, 40 anni è come averne... sono i nuovi 20 anni, ragazzi, abbiamo detto. Tutta la puntata che parliamo solo di questo. Sì, infatti, grazie. Sì, è una brutta cosa. Ma questa è una bella cosa, non è vero. Scusa, occhio che ti è caduta la fascia Gibbo per te. Non è vero. Vabbè, quindi poi da là, da Zen, come si
si diventa Circus? Circus si diventa causa i Oliver Onions, li conoscete? Come no? Non stiamo scherzando. Oliver Onions sono stati i nostri graditissimi ospiti. Esatto, sono coloro che hanno scritto tutte le colonne sonore dei film di Bud Spencer. Avevano dei figli che si, dei fratelli De Angelis, che avevano fatto una band omonima. Omonima, Zen. Ah. E quindi il nostro editore del tempo, 20 anni fa, poco meno, ci disse: guarda, dobbiamo cambiare nome, perché ovviamente loro erano figli dei fratelli De Angelis, erano molto più ammanicati di noi. E quindi abbiamo cambiato nome in Zen Circus. Ma vogliamo fare pace con... Ma l'abbiamo liberato. Andiamo a suonare Dumbaghi. Facciamo al volo. Pace con Sandokan. Con Sandokan. Sandokan. Fake names uncovered before the dawn. It is you, the skies are open. We grow up and be the grown-ups. We deny to bring it on. Cause we don't say no wherever we go. Whenever we die, we steady apart. Cause we don't say no whenever we start. Whenever we fall, swim till I shiver. We deny to push it on. Cause we don't say no wherever we go. Whenever we doubt, we steady apart. Cause we don't say no whenever we start. Whenever we fall, we're steady apart. White stare at the dust bowls. Time is ticking.
Social Club, apprezzatissimi dal pubblico che ci segue, Zen Circus con il loro album Vivi si muore, che apre con due inediti, L'amore è una dittatura, che avete ascoltato al Festival di Sanremo e anche oggi qui da noi, e La festa, e poi insomma il loro percorso. Sono 19 canzoni in tutto e vi state preparando a un tour? Ma in realtà no, in realtà non volevamo capitalizzare. Sì, hanno proprio voglia di fare niente. Veniamo da 5 anni di tour estremo. Non vi siete mai fermati? Siamo mai fermati negli ultimi 8 anni in realtà. Tra l'altro qua a Radio 2 avete fatto dei live il molto primo, belli. Sì, l'abbiamo fatto anche qua. Avete fatto, sì. Radio 2 live. Faremo il palazzetto a Bologna, Paladozza il 12 aprile. Anzi, ci sono gli ultimissimi biglietti, muovetevi. Tecnicamente doveva essere. E quella dovrebbe data. Essere l'unica data dell'anno. Contento il service che fate una data sola, ai tecnici, esatto. Comodissimo. No, in realtà era una festa, la festa per i 10 anni anche di un disco che si chiama Andate tutti. E poi cosa è successo? Succederà che sicuramente quest'estate qualcosa succede, però come quella rimane la festa. Non spoilerate. Puoi dire il titolo per intero. Si può dire. Tanto lo sanno tutti. Esatto. Adesso dal vivo The Zen Circus con Viva, ora in diretta. Questa finestra rotta con i vetri impolverati, non si vedono più muri, vecchi umidi incrostati. Non ricordo dov'è il mare e nemmeno com'è fatto. 400 euro al mese per un letto a soppalco. Un mutuo è molto peggio, me l'ha detto anche un mio amico. Io mi fido ciecamente di quel che dice la gente. Gli altri siamo noi, gli altri siamo tutti, e proprio questo mi spaventa. Siamo diventati brutti, amici siamo simili, ma certo non uguali. Io lo so che sono in crisi, senza leggere i giornali. Sono in crisi da una vita, forse è la mia natura. Anzi penso vivamente che sia proprio una fortuna. Quella polvere nel naso non fa certo eccezione, con la voglia di essere sempre al centro dell'attenzione. Certo sono stato cattivo, chiedo scusa, ho sbagliato. La mancanza di rispetto dovrebbe essere un reato, come anche l'idiozia e questa malinconia che mi sale dentro al cuore quando entro a casa mia. Non generalizzare e nemmeno devi urlare, che non è comunicare ed è pure antisociale. Uccidi, lo sa bene, non ho voglia di far niente, anche se mai mi venisse a fermarmi c'è la gente. Il mio voto vale quanto quello di questo imbecille, allora cosa me ne frega delle vostre 5 stelle, di tutte le parole che vi sento platerare sopra il bene comune, l'amore universale. Non provo vergogna se mi date del pezzente, certo io non ho il cash, ma di essere attraente, circondato dai idioti, non me ne frega niente. Cosa ridete e di cosa urlate? Perché festeggiate ancora l'estate? Di cosa ballate? Di cosa vi fate? Tutti viva qualcosa, sempre viva qualcosa. Viva l'Italia, viva la figa, viva il duce e viva la vita. Viva il re, viva gli sposi, viva la mamma e viva i tifosi. Viva la papa col pomodoro, viva la pace. Viva il lavoro, viva la patria, la Costituzione, e viva la guerra, tanto vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, vivi.
The Sand Circus dal vivo a Radio 2 Social Club stamattina. Guarda, se non mi devo iscrivere al fan club del Sand Circus, mi avete proprio conquistati definitivamente. Ma è veramente straordinario. Bravi, bravi, bravissimi. Bravissimi. Ma che siete pazzi qua? Chi è? Oh! Che è? Ma che state facendo? Che ma siete impazziti qua? Lo sapevo che il testo era un po' forte. Ma chi sono questi signori qua? Ma ho capito, questi signori qua, che so? Che avete ospitato? Chi so? Chi so? The Zen Circus. Gli Zen Circus? Ma siamo impazziti! Perché? Ma dove stiamo? A Chiesetta di Santo Eusebio qua siamo. Dove? A Chiesetta di Santo Eusebio. E che? È un modo di dire, una metafora. Di che? Ma metafora di che? Ma siamo in radio e invitiamo il circo qua, con i nani, i tigri e elefanti. I trapezisti. Cioè, e poi il direttore mi chiama a me, non mi cogliono a me. Ma siete impazziti, oh. Ma no, ma non ci siamo capiti. No, ci siamo capiti benissimo, parlo io. Cioè, invitate il circo e il radio, non si vede niente. Ma che siete cretini? No, vabbè, sì. E poi queste cose, avete scritto sulla scaletta? Non c'è scritto niente. Ma non sono gli Zen Circus, un gruppo musicale, sono musicisti. Sono musicisti e suonano dal vivo? No, da molto. Ma siamo impazziti tutti allora qua. La musica dal vivo non funziona per radio, la gente si rompe i coglioni. Vuole sentire i dischi la gente, no? Forza. Ma che sta dicendo? Ma la musica dal vivo la facciamo tutti i giorni qui al Social Club. Ma il direttore lo sa. Il direttore lo sa che poi mi chiama a me e mi rompe i coglioni a me. Ma lo sa il direttore. Ma figuriamoci se lo sa il direttore. Ma mi sta chiamando il direttore, lo vedete? Ma ecco il direttore, sentiamo il direttore. Direttore? Sì, sì, ormai gli ho detto che c'era il circo. Sì, c'è il circo, sì, sono arrivato il circo, sì. Ma non c'è il circo. Sì, sì, è tutto a posto, hanno montato la tenda pure, sì. La tenda? Sì, sì, sì. Ah, gli piace il circo? Sì, gli piace, sì. Lo vedi? Sì, ci porta i bambini? Sì. Sì, sì, stanno tutti, stanno pure. Sì, sì, sono arrivati gli elefanti. Sì. Elefanti. Fai il leone, fai il verso. No, il leone com'è? Sì, sì, sì. Beh, fate un animale pure voi. Ma che fanno animale? Questi sono. Fate l'animale. Ma... Sì, no, i capretti, mo' i caccio via. Che cazzo c'entrano i capretti? Che fate i capretti? Va bene. Guarda, io ci sono certi. Arrivo subito al bar, sì, pago io stavolta. Va bene, arrivederci, direttore. Ha visto, mi piace. Ogni volta per fare queste figure di merda. Arrivederci, arrivederci. Let me tell you about a place somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young twisting the night away. Twisting, twisting, everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist a while. Lean up. Twisting the night away. Man, you ought to see her go twisting to the rock and roll. Here you find the young and old twisting the night away. They're twisting, twisting, man. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Lean up.
Sam Cooke, Twisting the Night Away. Questa è Radio 2 Social Club, The Zen Circus. Oggi sono nostri ospiti graditissimi. Serena dice: sono mia figlia di 4 anni, l'ho beccata a cantare il ritornello di Viva a squarciagola davanti allo specchio. Orgoglio di mamma. Oltretutto se l'è censurata da solo perché cantava Viva la FIFA. Bellissimo, bellissimo. Invece Marilena da Padova: cari Zen Circus, la vostra canzone di Sanremo è stata la mia preferita, ma dove siete stati in questi 20 anni che non vi avevo mai sentito prima? E dove è stata lei? Dove è stata lei? Esatto. Perché voi a Padova avete fatto numerosi concerti. Abbiamo fatto numerosi concerti. Allo Sherwood, che fra l'altro è uno dei festival più belli d'Italia. Sì, come no. Assolutamente. Ora ci rimane male. Sì, no, no, ma no, no. Infatti no, la cosa più figa è che... È un invito. Sei ovviamente benvenuta, sicura. È un invito a uscire da casa, perché spesso non ci accorgiamo delle cose se non avvengono in televisione, se non ci arrivano sul divano di casa. Siamo come Venditti l'altra sera, no? Venditti l'altra sera ha detto una cosa straordinaria al concerto di Herman Mead. Ha detto: io sto sempre chiuso in casa perché penso che fuori ci sia la guerra, e invece fuori c'è la pace, c'è la musica, c'è la voglia di stare insieme. E quindi usciamo, usciamo, vero, andiamoli vero a vedere i nostri gruppi dal vivo. C'è questa proposta di legge di, diciamo, imporre alle radio una quota di pezzi italiani. No, cioè, no, è stato argomento di discussione. Che ne pensate voi? Siamo abbastanza schifati. Sì. Sì, in Francia succede già da parecchi anni. Però in Francia c'è un equilibrio musicale molto... Anche in America c'è la pena di morte. Che se, cioè, non è che perché sono fatto da un'altra no, parte. No, perché, no, è, secondo me è una cosa anche sciovinista. È sbagliata proprio. È sbagliata. Sbagliata. Parlate contro il vostro interesse. Non è il mio interesse, scusa. Se c'è Radio Cuore e c'è Radio Virgin Radio, cioè, cosa fanno? Le quote di Radio Cuore eccedenti le danno a Virgin Radio, che manda solo rock? Cioè, non ha significato proprio come struttura. No, il problema è che è un modo per mascherare una società che ha un problema, secondo noi. Un problema che è al monte delle... Poi radio. Scusate ragazzi, ma se si fa il conto dei pezzi, tipo io ho fatto i conti sulle varie radio, tipo ora c'è il 40% in alcune... cioè, e poi tutto questo è nato... Qualcuno, cioè, sono su questo notizie contrastanti. La cosa la, più la SIAE dice che c'è poca possibilità per i giovani, di, soprattutto per gli emergenti, di essere passati in ma radio. Il problema è questo concetto di emergente, a parte che emergere di solito sono cose poco carine dal water, comunque in generale è un termine sbagliato. L'altro giorno Mogol, che è il presidente della SIAE, ha invitato Mahmood al suo corso per diventare autore, perché secondo lui ha bisogno... No, Mahmood ha scritto una canzone bellissima da sole, non ha bisogno di niente. Autore, quindi fondamentalmente quella che è la questione, è che questo discorso è nato tutto in base con le foto di Mahmood, che è un ragazzo italiano, quindi non... È una cosa... Tu dici è una strumentalizzazione politica, suona un po' come prima gli italiani, insomma, diciamo, suona no, un no, po', ma secondo me suona un po' slogan. No, ma nemmeno politica, cioè, questa è una roba che è culturalmente errata, secondo me. È una roba proprio di indole, che spesso fa anche troppo comodo mascherarlo con un discorso di vicinanza politica, anche perché poi vige un manicheismo incredibile in questi anni qua. È una roba che proprio trascende la politica. Insomma, siete entusiasti di questa proposta? Certo. l'ho capito. Va bene. No, ci tenevo a sapere la vostra opinione, perché è una cosa della quale si sta dibattendo in queste ore. Ho visto interviste dappertutto di Mogol, che ha detto pure che non ha visto Sanremo perché forse quella sera c'era la partita. Però quando ci sono i pezzi suoi lo guarda. E... però aspetta, io avrei un'altra proposta a questo punto qua. Attenzione, la proposta degli... No, visto che i premi così tanto questa cosa qua per gli emergenti, così, fare una quota di un 30% di brani che appartengono o a un primo disco o al primo a un'opera disco, prima o un'opera seconda, sì. Questo c'è, però c'è in discussione anche questo. C'è in discussione anche questo. Vedi, vabbè, speriamo di trarre il buono da questo dibattito, yes, perché è solo una proposta. Noi intanto vi ringraziamo per averci ascoltato, perché è l'ultima puntata di Radio Social Club. Perché? Questa, e quindi... Perché l'ultima puntata? No, chiuso, dopo questo dibattito io mi incateno al tavolo. Ti qua. Incateni? Sì. Anche loro suonano catene. A parte che non servirà, perché appena vedono la tua camicia scappano. L'ho messa apposta per la rivoluzione. Chiudiamo in bellezza la puntata, perché sono molte richieste su questo brano, L'anima non conta, dal vivo, The Zen Circus. Thank you.
guarda il mare come lo sanno guardare solo certi figli del nord-est. Ma Venezia non è mare, solo un ideale che non puoi abbracciare mai, poi mai. Sposta i capelli sulla spalla destra, scopre quel disegno fatto di nascosto a suo padre. Ma adesso manca il parroco, un tatuaggio con su scritto l'anima mia è di Dio. Il tempo non si ferma, non si è mai fermato, quello che è passato chissà dove è andato. Forse nel cassetto dove nascondevo la carta stagnola o nel bar da Mauro. Maledetto il giorno in cui mi son fidato di questo paese, lurido, sperduto, imbarazzato, freddo, grigio, solitario, disastrato, dove ho creduto di esserti vicino, ma vicini erano solo i guai di tuoi. L'ambulanza grida e porta via mio padre, il sangue ormai è seccato, almeno te l'ho presentato, poi sono scappato. Firenze, Rimini, Ferrara, la piana e l'autostrada, ma il sole risorge ogni giorno e ogni giorno i ragazzi al parco si vanno giù da questo scolo, giù nel mare in verticale, giù e puoi nuotare, non c'è altro da fare senza bestemmiare, zitto e non fiatare, tanto l'anima non conta, tu libera e felice vai. Ora cercherò un amico, un lavoro, poi non lo so, una casa, il decoro. E poi ho visto solo mare, 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 tanto mare, solo acqua, tanto nei polmoni che fa male, non riesci a respirare. E ti chiedi pesci come fanno, ma non lo diranno mai, e poi mai. Amici a non finire, sembra di impazzire, ti dicono bravo, bravo, sei speciale, ma quanto sei bravo, sei un portento, sei geniale. Ma finché non te lo dice lui, o non te lo dice lei, non conta. Andiamo in centro, andiamo in centro, andiamo a vedere i passeggini rotolare, gente comprare quello che non può avere, oppure più semplicemente resteremo qua. Ma il sole risorge ogni giorno e ogni giorno che passa diventa un ricordo. Giù da questo scoglio, giù nel mare in verticale, giù e poi nuotare, non c'è altro da fare senza bestemmiare, zitto e non fiatare, tanto l'anima non conta, tu libera e felice. Mi ritrovi qui, fra un paesino e un bar, col mare fuori, senza capire niente di cosa voglio e di cosa sono, ma mi ritrovi qua. The Zen Circus dal vivo oggi qui a Radio 2 Social Club in occasione dell'uscita di Vivi si muore. Andrea, Ufo, Karim, Francesco, grazie per essere stati grazie con noi. Grazie a voi, è stato un onore. Grazie a voi ragazzi. Diamo la linea perché siamo andati un po' lunghi a Non è un paese per giovani. A domani con Radio 2 Social Club. Ciao! Radio 2 Social Club.